E salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Kids e oggi andremo a continuare la serie di Stardew Valley. Per tutti quelli che si sono collegati ora e non mi conoscono, consiglio di andare a vedere i vecchi video. Lascio qui la playlist in modo tale che potete andare a recuperare i vecchi episodi. E vi ricordo ragazzi che è importantissimo iscriversi al canale, lasciare like e se vi va seguirmi sugli altri social. Tutto lo trovate in descrizione, anche altre informazioni. E detto ciò, cominciamo con il video. Questa volta non c'è posta, le piantine si stanno rigenerando. E io ragazzi, dalla volta scorsa ho scoperto come accalappiare Sebastian. Perché se qualcuno non l'avesse capito, io vorrei cercare di creare una, diciamo, storia amorosa con Sebastian. E credo che sia uno dei personaggi più complicati da accalappiare, proprio perché gli piacciono delle cose assai particolari che si trovano in miniera, perché poi mi sono studiato un attimo la wiki e praticamente a lui piace la lacrima. Insomma, l'unica cosa più attendibile dovrebbe essere il sashimi, che lo vendeva la volta scorsa in realtà quella tizia strana, ma poi non l'ho più ritrovato. E l'unico modo per cucinarlo eventualmente dovrebbe essere andare a creare la cucina. Per creare la cucina però ci serviranno inizio del ballo dei fiori. Ah. Però in sostanza per realizzare la cucina ci serviranno ben 10k più un bel po' di legno. Quindi diciamo che come obiettivo vorrei ottenere queste cose. Il ballo dei fiori non ho capito come funziona. Non c'è nessuno. Dovrebbe essere oggi, no? Eh sì. Ma dove si fa questo ballo dei fiori? Non ho compreso. Sono alquanto basica. Oh, sono tutte le porte chiuse a chiave. Giustamente, non li biasimo. Noi che entriamo a casa loro a cavolo di cane. Comunque, volevo andare, arrivato a questo punto, a prendere, diciamo, a vedere quanto costava. Mi pare che costava 10k. Se stanno in casa e in più potevamo prendere un punto dove mettere gli animali, ma quello poi mi sa che ci servirà molto più. Oh, tutto chiuso a chiave. Qua è dove sta cosa, chiuso a chiave, tutto chiuso a chiave, ci sta nessuno. Ma dove sono finiti tutti gli abitanti? Sono scomparsi gli alieni, si sono presi, lo sapevo. Comunque, boh, non lo so. È alquanto strana sta cosa, ma il negozio è aperto? Ma è tutto chiuso a chiave, ma dove minchia sono? Parliamo. Sembra un bel giorno per fare qualche lancio, eh. Lancio lungo, scherzo, haha. Tu non stai bene, frate. Te lo dico. Sembri un po' un tizio stupido. Vediamo se qua è aperto. Oh, ma è tutto chiuso a chiave. Ma dove si fa sta festa dei fiori? Cioè, sciopero nazionale? Ah, comunque gli devo portare un cavolfiore. E qua devo costruire una stiva. Stiva. Chiusa a chiave, raga, ma dove sono finiti tutti? Chiusa a chiave.
Questo non so come si sblocchi. Fuori servizio, ma potrebbe portarmi da qualche altra parte. Cioè, in teoria mi dovrebbe portare boh, in questo posto. Ma io mi posso cambiare i vestiti? Ah no, me li posso togliere. Però me li potrei cambiare perché vedo che si possono cambiare. Ma forse prima o poi potrò tessere i miei vestiti. Comunque è strano che non ci sia nessuno per strada, tutte le case sono chiuse, sta roba non me la spiego. E chissà se potremo entrare effettivamente nelle fogne. Chissà. Ah, vedo la vecchiarella, magari mi dice qualcosa. Ieri ho visto uno splendido sciame di farfalle che prendevano il sole nel giardino del paese. Figo, mi dice solo questo, interessante. Ma anche qui dal dottore è chiuso? Chiuso a chiave? Ma è tutto chiuso? Dove, come, quando, perché? E raga, non so che dire. Qui dentro si può entrare? Vabbè, sì, è un posto abbandonato. Vabbè, niente. Comunque devo cercare di fare assolutamente la pesca off camera, però vi giuro, raga, con tutti i video che dovrei fare, non riesco. Vorrei fare tante cose, ma alla fine poi mi riduco sempre che faccio poco. Niente. Comunque qua vedo un punto. Ma? Ho visto una me stessa, si è buggato? O cosa? Vabbè, comunque raccolgo queste cose. Perché non sono male. Ma lì come ci arrivo, tipo? Aspetta, forse devo passare qua. Forse si va ad un altro punto. Ah no, mi fa passare. Aspetta. Ah! Ah, ma è questa la cava! Ma lol, stavo solo scrutando giù per questo pozzo. È abbandonato da decenni. Ma probabilmente ci sono dei buoni materiali là in fondo. Però un luogo oscuro così a lungo. Così lungo e indisturbato. Temo che non mi troverai solamente i materiali. Ecco, prendi questa, potrebbe servire. Ah, la spada. Spada arrugginita. Mi chiamo Marlon. Tra parentesi. Gestisco la gilda degli avventurieri qua fuori. Ti terrò d'occhio addosso. L'occhio addosso. Fatti vedere e potrei pensare di iscriverti. Ah. Ok, voglio un attimo vedere qua giù che c'era. Ah, ok. Quindi noi ci troviamo qua giù. Ok, qua sempre. Ma che cazzo è sta roba? È crollato tutto? Oddio, ma sto posto? E non ci si può andare, però si può sbloccare. E questo? Gilda degli avventurieri, solo per avventurieri compro. Aspettate, voglio sistemarmi questo qua. Oh, guarda che figo la spada. Ok, voglio andare giù in miniera, voglio vedere cosa c'è. Però vedi che quello collegava.
Questa è pietra semplice. Ma è solo pietra. Ah no, mi sta droppando altra roba. Ok, interessante questa cosa. Oh! Sbloccato un piano. La E è la stamina. Ah no, l'altra è la salute. Ok, potrei anche morire quindi. Interessante. Non vorrei morire, però non so sa mai. Io direi di andare più sotto. Magari tenere la spada è meglio. C'è uno slimino sminchioso. Aia, ma come ti fermi? Melma. Ok. Sì, ma noi vogliamo le cose belle scuse, cioè non stai di brutto. Aia, ma io non lo so, ma... Premetto che il gameplay è un po' strano perché, cioè, sto coso come mi fa saltare se sto spammando. Io come me la rigenero la salute, la mia pazienza. Cos'è sta roba? Topazio! Questo che ci faccio? Se doni questo oggetto al museo può darti informazioni. Ah, ok. Devo trovare la discesa? Qua! Oddio, no, raga, troppo forte, prima. Ma io non vorrei che... Tipo, andiamo troppo... Oddio, vedo qualcosa che si muove. Ma io devo trovare quel materiale che serve... Ametista! Ametista! Questo mi pare che gli piaceva a Sebastianino. Oh, quarzo. Oddio, che è qualcosa. Non ci voglio andare da qualcosa. Ok, questo che è? Pietra, pietra. Vabbè, io direi di salire per ora. Mi metto... Lascia la miniera. Ok. Ah, ok, non serve poi. Non sembra funzionare. Niente, raga, allora abbiamo scoperto un altro posto. Io direi di tornare. Vi stacco magari sto pezzo. Mi metto a vendere cose. Ma a proposito, ma oggi non era tipo la giornata dei fiori? Cioè, non hanno fatto niente praticamente. Bah, non lo so. Se voi sapete qualcosa, ditelo. Ah no, ok, no, inizia la sera. Ma sta frugando nel cestino. Oddio, come caspita deve... Grrr, sembra che siano tornati quei procioni luridi parassiti. Ah, arrivi al momento giusto, signorina. Faresti un favore al vecchio? Vorresti... volteresti l'angolo per spaventarmi quei procioni? Stanno facendo un vero macello. Grazie, assicurati di spaventarli per bene in modo che non tornino più. Ah.
non ero io. Mi spiace. Poverino. Sembrava un sacco di cibo caldo e fresco in questi bidoni. Roba che andrà sprecata se non la prendo io. Pensi che ci sia qualcosa di sbagliato in quello che faccio? No, sì, no, sì, è illegale. No, ma dovresti trovarti un lavoro e smettere di fare la sanguisuga. È un peccato speciale. Cibo. Sapevo che eri di mentalità aperta, ciò che faccio mi piace. Oddio, è un po' brutta questa cosa. Non faccio del male a nessuno. Puoi andare a casa, prometto che non fugherò più nel bidone di George. Politica e caccia di procioni per sempre. Mo' affroga quelli dell'alto. Un attimo. So cosa stai facendo, Linus. Se hai bisogno di cibo, basta chiedere. Voglio che pelli Cantao, nessuno soffra la fame. Tieni, ho qui per te un cestino di frittelle e di zucchine. Ma vedi di intingere nella mia marinara piccante. Coraggio, prendilo. Carino. Ok. Carina questa scena, devo dire, molto toccante. L'unica cosa che mi dispiace è che ha detto, cioè, che gli piace farlo, cioè, chi cazzo piace una situazione del genere? Non lo so. Comunque non si è tenuto questo evento alla fine. Io mi pensavo che c'era qualcosa, ma credo che se non abbiamo il partner non succede nulla. Comunque mi ricordo, se non erro, che l'ametista è quello che gli piace. Poi controllo il giorno dopo, dai. Buongiorno ragazzi, allora, ho visto che l'ametista non gli piace. Ma gli piace quell'altra, l'ossidiana, mi sono dimenticata. Comunque possiamo donare. Clint, e là, buongiorno. Ho notato che hai spaccato un po' di pietre, hai trovato dei materiali, bene. Se vuoi ottenere il massimo dai minerali che trovi, ti servirà una fornace. Guarda caso io avevo in giro dei progetti extra, tieni, voglio che li abbia tu. Oh, meno male, ci dà qualcosa di gratuito. La fornace ti consente di forgiare lingotti, puoi usare i lingotti per le creazioni, le costruzioni e i potenziamenti agli attrezzi. Ok. Quando avrai forgiato qualche lingotto di rame, considera l'idea di farmi potenziare il tuo attrezzo, può semplificarti parecchio il lavoro. Beh, ok, torno a casa, tu fai con calma. Ok. Forgia la vita. Forgiati la vita. Esplora la miniera. Ok. Come posso forgiare la miniera? Fornace, rame grezzo 20. Ci vorrà un bel po' allora. Per ora voglio vendere questo qua, questo. E al museo. Vabbè, questo non mi serve. E voglio donare queste cose al museo. Magari mi dà qualcosa in più, insomma. Se gliele dono. Vediamo un po'. No, aspetta! Devo prendere.
le patate, i piselli e il cavolo a merenda tutti e voglio un attimo donare pure queste cose lì sopra. C'è un po' di giretti da fare, quindi credo che li farò off camera, così non mi annoio. Ok, raga, vediamo che cosa succede. Completato. Ok, vediamo che mi dà. Cresci presto, fertilizzante. Ok, mi hanno dato del fertilizzante. Successo? Bocca a quattro cose. Ah, sì, quello lì. Mamma mia, cioè, stanza per stanza dobbiamo sistemare praticamente. Ma ci rimane gli altri. Pacchetto animali. E queste sono altro tipo. Ah, queste sono di qualità. Ma non so se mi esce così. Non saprei. Questo qui io non l'ho proprio fatto. No, vedi questo nuovo. Pecchetto avventuriero, fabbro, geologo. Ah, ok. Ma quella non è la lacrima? Ok, lacrima ghiacciata esce qua. Questa mi servirà per conquistare il cuore del corato. Ok, mi serve la melma, ala di pipistrello, senza solare, senza del vuoto. Ok, raga, niente, devo esplorare tantissimo e niente. Credo che andrò in caverna e mi dedicherò a questo. E non solo, ma anche a distruggere poi tutti gli alberi, anche perché è importante e ci serve per migliorare. E devo assolutamente trovare uno degli oggetti da dare a Sebastiano e poi cercare di incontrarlo, anche perché è anche complicato. E niente, vado a fare il mio dovere. Allora, ragazzi miei, ho qui la fornace, ma non posso farlo. Ah, oddio, ho messo a fare i pezzi dentro, cioè funziona tipo che io ci ficco la roba dentro e lui la prepara. Ok, volevo fare un altro baule da mettere dentro, magari lo metto qua. Ok, e ci metto tutte le cose che abbiamo chiamato. Vogliamo andare a aprire questi geoidi. Ah, ecco, vedi? Ok, lo mettiamo. Anzi, questo mi serve, questo ingotto di rame. Quindi niente. Allora, ho visto anche che c'è la posta. Vedo che hai esplorato vecchia miniera. Hai uno spirito avventuroso. Si vede subito. Se riesci a fare fuori 10 melme, tipo ad ogni rampo nella gita degli avventurieri. Attenzione. Ok, buona a sapersi. In più dovrei poter raccogliere questo, no? No, l'ho spaccato! Che coglione! Cioè, ora ce ne ho una e la dovrei consegnare pure alla tizia. Uno lo dovevo mettere in centro sociale. Oddio, io veramente, guarda, sono un imbecille. Devo andare a comprare altri fiori, cioè altri semi. E non solo, perché devo andare al centro sociale, devo fare le altre cose. E devo andare a farmi aprire sti cavoli di geoidi. Vediamo un po', raga, vediamo un po'. Allora, quello del rame, l'ingotto del rame era di qua.
Ah, eccola la mela grigia, non l'avevo visto. Pacchetto fabbro. Ok. Ok, perfetto. Mentre nell'inventario, ok, devo andare ad aprire questi cosi e dare al libraio uno di questi materiali. Perché dovrebbe metterli in teoria in esposizione se funziona come Animal Crossing. Vediamo un po'. Vado a fare tutte queste cosine e niente, poi vi faccio vedere. Ok ragazzi, ho donato delle cose. Purtroppo nel gioiello non c'è uscito la lacrima che volevo, però in compenso mi hanno dato altri cosi di cavolfiore. Ho scoperto che se porto dal fabbro il rame, lui mi dà, e più i soldini, mi dà delle cose, delle armi un po' più forti. Purtroppo non spade, ma semplicemente degli attrezzi che io posso utilizzare, quindi niente di che in sostanza. Può essere che con quelli lì posso rompere le pietre un po' più grandi, ma diciamo che non era il mio obiettivo principale. Ora voglio coltivare queste cosucce qua perché comunque dobbiamo ottenere i soldi. E la miniera mi sembra una buona cosa anche perché in questo modo riusciamo a sistemare qualcosa. Argilla. Allora, voglio seminare questi semi, spargiamo qua. Purtroppo non sono riuscita a prendere quelle cose che si abbassano, un po' mi dispiace, perché comunque volevo cercare di accavallarmi un po' il suo amore. Però purtroppo non ci sono riuscita e non solo, non riesco proprio. Che le cose che vuole sono difficili da ottenere, diciamo così. Quindi per ora mi sa che se basta mi si fa un po' un saccoccio. Ma come il carbone l'ho dato mo'. Ma non ce l'ho. Ah no, vabbè, però c'è. Infatti dicevo io. Ah, ok. Niente, ci servono 5 pezzi grezzi più questa roba qui. E l'ametista si può lavorare in qualche modo. Si può cuocere. Vediamo un po'. Magari mi dà un lingotto. Ah, sì. Vediamo. Comunque, vediamo un po' che cos'è oggi. Ah, il compleanno di Pietro. Dovremmo farci un regalo, ma non so che tipo di regalo. E tra un po' finisce anche la primavera. Interessante, dovrebbe arrivare poi l'estate. Cazzo, quindi io ho coltivato delle cose in autunno che tra un po' mi scadono e quello ci voleva tanto tempo. Oh oh. Ah, ma così posso cambiare l'inventario. Oddio, voglio vedere se con questo riesco a. Ma ce l'ho messo? Lo sto mettendo. Oddio, spero che crescano un po' prima. Speriamo. Ho i miei dubbi, però. Speriamo di non aver fatto una cazzata. Comunque niente, credo che la fornace ci metta un po', quindi la lasciamo fare.
E direi di andare a colpire questi alberelli prima che mi crescono di nuovo. Ho fatto una faticata a togliere questi alberi. Allora, togliamoli. Comunque ho visto che lo speciale mi è piaciuto. Soprattutto i miei capelli mi sono piaciuti. Mi dispiace che oggi non ho potuto mettere la webcam, però ragazzi non riesco sempre a mettere la webcam perché spesso sono a fare altre cose, non mi riesco sempre a preparare o il telefono in scarico. Insomma è un po' complicato tutto, non avendo tutto insieme è un po' un problema, diciamo così. Però spero che i video li apprezzate lo stesso. Ho creato anche dei disegni carini grazie all'intelligenza artificiale, credo che li alternerò a quelli con il mio viso. Magari in alcune giornate in cui starò proprio di merda e non riesco a farvi una foto decente da mettere. Ah, ma stiamo morendo, tra un po' crolliamo. Voglio togliere giusto ste erbe. Non vorrei che cresce un albero. Allora, voglio vedere se si è fatto la roba. Comunque il gatto sembra spiattellato. Ah, ok. Quindi questo è il quarzo. Vabbè, nel frattempo andiamoci a riposare. Tanto nel frattempo salvo. Ok, nuova ricetta di fabbricazione. Fornace per carbone. Ah, una ricetta semi selvatici est. Ok. Allora, ne abbiamo guadagnato pochissimo. L'unica cosa che mi dispiace è che sta arrivando l'estate. Ok. Ah no, ok, di questo servono 5 pezzi. Mentre il quarzo si può fare con un pezzo. Ok, buono a sapersi. Mettiamo pure questo e nel frattempo le piantine non mi sembra che si stanno ripigliando nel tempo che mi serve. Questo l'ho potuto raccogliere. Dio raga, spero che non devo buttare tutto nel cesso, giuro. Che io questa cosa non ci ho pensato poi. Se no mi tenevo le bustine per una prossima volta. Un prossimo anno, diciamo così. No, non ho fatto più il regalo a Pierre, sono imbecille. Allora, vediamo che dobbiamo fare. Dobbiamo eliminare queste cose. Porta un cavolfiore a Jody. Chi era Jody? Non mi ricordo. Jody, Jody, Jody. Ah, mi pare che era la mamma di quel tizio lì. Vediamo un po'. Così almeno otteniamo qualche cosa. Vediamo se è in casa. Ah, beh, alle 9. Stanno ancora a dormire. Questo chi è? Willy. Se nel mercato locale della pesca si facesse un po' più vivace, potrei espandere la situazione del negozio. Lo so, Willy, ma pescare è dura qua, eh. Vabbè, nel frattempo che apre io mi faccio un po' di roba qui in giro. Non voglio andare subito lì perché va a finire che chiusi fino all'estate. Ah, ma quindi è tipo un chioschetto sto coso. Pensavo che era tipo una cucina all'aperto. Magari. No, dal fabbro non mi pare che devo fare niente.
Il geode si prende quando rompi la pietra, se non erro. Per ora non ho niente da dare a... Vabbè, se io ti dico, vado un attimo al centro per vedere se questo lingotto si può mettere dentro lì. Nel frattempo che apre. E così vediamo di fare pure quell'altra cosa, no? Comunque mi sto dedicando solo al centro sociale, non vorrei dire, ma mi sa che è la scelta più saggia da fare. Per ora. Ah no, non serve un cazzo sto quarzo, niente. Lingotto di ferro, lingotto d'oro. E da avventuriero devo dare questo, niente. Ah no, potevo dargli però... No, niente. Cristallo della terra, quarzo di fuoco, quarzo. Potevo dargli il quarzo. Ho sbagliato, raga. Mannaccia la miseria. Vediamo se è aperto, mo che c'è... Sono le 9:30. Madonna, sto facendo 7 craft. Ma chi se lo immaginava che non serviva più quello? Mannaccia, raga. Vabbè, andiamo a andare. Dove sta la mamma? Ciao! Ti ho portato il caffè. Oh, sembra squisito, grazie, è proprio ciò che volevo. Sarà perfetto per il mio Curry Draw. Ok. Oh, mi dà pure i soldini. Gli altri soldini. Che non mi fanno schifo, grazie. Allora, quindi ora non possiamo fare un'emerita cippa. A parte, voglio sistemarmi un attimo l'inventario e togliermi sta roba da qua. Niente raga, dobbiamo aspettare che le culture vadano avanti, sperando che le riusciamo a prendere. Qua che c'è? Qualunque prendere due cavedano. Ah, è il pesce. Boh, raga, non lo so. Vabbè, per ora vado dritta in caverna, vado a prendere un po' di roba e via, cioè, basta.